andrebbe in onda la lezione celeberrima d'Elia Bulgarelli, che ci spiegherà la famosa opera Il cane nero di Henri Foncadè. A te, Elia! Le Chat Noir, Henri Foncadè. Nato ad Arles nel 1921, morto nel 1989 ad Orléans, Henri Foncadè, capostipite della scultura animalesca. Un cane. Un cane con un muso. Un cane con una coda. Un cane con una colonna vertebrale. Ma chi è veramente questo cane? E cosa voleva dirci Henri Foncadè? Forse parte più significativa dell'opera è il muso, inequivocabile simbolo fallico. O anche la coda, tanto somigliante a un tubo di scappamento. E quindi simbolo della postmodernità. La coda, tanto somigliante a un tubo di scappamento. Scappamento, quindi scappare. Ma scappare da cosa? Forse scappare da questo luogo? Simbolo della modernità, l'automobile e il cane. Cosa lega l'automobile ed un cane? La sua struttura ossea. Le vertebre. Le zampe. L'opera del 1962 non è altro che un cane. Un cane nero. Un cane spigoloso. Un cane fallico. Un cane che può voler dire tutto, ma probabilmente non vuol dire nulla. Un cane che guarda il muro. Triste condizione dell'uomo postmoderno. Un cane imprigionato in una gabbia dalla quale non riesce ad evadere. Un cane reale, dotato di zampe, dotato di muso, dotato di colonna vertebrale, dotato di coda, dotato di orecchie. Un cane dunque. Ma com'è finito qui, in questo paese di provincia? Perché Henri Foncadè ha voluto che venisse esposto qui, in una biblioteca della Bassa Bergamasca, e non per esempio in fondazioni di importanza mondiale? Come mai proprio un cane? Come mai proprio in una biblioteca? Forse questo cane non esprime altro che la noia della gente che qui dimora, in questa biblioteca. Un tempo ospedale, biblioteca probabilmente costruita all'inizio del Cinquecento, anticamente un piccolo monastero e successivamente un ospedale. Henri Foncadè era un uomo molto infelice. Questo si capisce da altre sue sculture. Oltre al cane, scolpì pesci, gatti, criceti, vertebrati, invertebrati, insetti. Ma come mai proprio il cane ci rimane nel cuore? E quanto vale questa scultura? Forse il suo valore è inestimabile. E allora, se è inestimabile, a cosa serve valutarne il valore? E chi comprerebbe quest'opera? Forse un cinofilo? O genericamente un amante della scultura? E con quest'ultima riflessione vorrei salutarvi. Arrivederci a presto con nuove opere. Paternità.